l'auto elettrica a idrogeno arriva a Roma, un'auto che rilascia solo acqua, la Toyota Mirai. Possiamo dire che il futuro della mobilità è questo? Ma noi pensiamo che l'idrogeno sia una delle soluzioni tecnologiche che possono aiutare a decarbonizzare i trasporti e più in generale la nostra società. Quindi pensiamo che le auto elettriche alimentate da idrogeno e l'idrogeno in particolare per la mobilità sia una soluzione pienamente complementare con ad esempio la motorizzazione elettrica a batteria, perché entrambe possono veramente aiutare a incontrare le esigenze di mobilità di tutti. Il nostro obiettivo come Toyota è quello di fornire a tutti la miglior soluzione di mobilità, quindi sia elettrico a batteria sia elettrico alimentato a idrogeno. Spesso quando si vedono appunto queste innovazioni, queste tecnologie anche nel campo della mobilità, c'è anche un discorso un po' di accessibilità. Posso permettermi una macchina del genere? Perché ovviamente insomma si pensa a ridurre il proprio impatto ambientale, però si pensa anche magari ai costi che ci possono essere dietro. E poi la sostenibilità economica è il requisito fondamentale per l'adozione di massa di una soluzione tecnologica. Il nostro impegno è veramente molto forte da questo punto di vista. Con Mirai, che è una parola giapponese, vuol dire futuro, in realtà è un futuro già molto concreto, perché la vettura è in produzione di serie dal 2014, questa che vediamo oggi è la seconda generazione. Dicevo, con Mirai stiamo portando avanti un percorso di miglioramento della tecnologia, ma anche di riduzione dei costi. Oggi la vettura non ha dei costi così esagerati rispetto a un equivalente elettrico a batteria, e prevediamo entro la terza generazione di riuscire a portarla sul mercato ad un prezzo equivalente a quella di un'automobile ibrida, quindi siamo veramente molto impegnati su questo. Sviluppo dell'economia all'idrogeno in Italia, è presentata anche oggi l'auto elettrica, idrogeno che rilascia solo acqua. Questo è il futuro della mobilità, è il futuro verso il quale dobbiamo andare, ma a che punto siamo? Dunque, è un futuro importante, alcuni di noi lo dicono già da tanto tempo. L'Italia purtroppo invece batte la fiacca, stiamo aspettando una programmazione, stiamo aspettando una strategia, siamo fermi a delle linee guida di 2 anni fa, anzi 3 quasi, che devono essere in qualche modo sostanziate. I soldi ci sarebbero pure, le tecnologie pure, si sentono purtroppo nella vulgata complessiva tante banalità e tanti anche errori dal punto di vista tecnico, che però devono essere contrastati solo con l'operatività, con gli esempi pratici. A Roma per esempio stiamo aspettando, io sono uno di quelli che sono anni che sta spingendo per fare il primo distributore a idrogeno, all'università, quindi anche sperimentale. Forse siamo arrivati al punto giusto, perché bisogna partire con un processo. Una volta che la macchina si mette in moto, poi non avremmo più nessuno. Un'auto che rilascia solo acqua, presentata proprio all'evento, la tavola rotonda che si focalizza proprio sullo sviluppo dell'economia all'idrogeno in Italia, della Green Academy for the New Deal. Sì, la macchina a idrogeno, se vogliamo, è la punta di diamante di tutta una strategia economica e energetica basata sulla decarbonizzazione e l'idrogeno come strumento fondamentale per questa decarbonizzazione. Nella comunicazione 301 della Commissione europea, di cui si parlerà oggi, la Commissione prende degli obiettivi, si dà degli obiettivi molto molto ambiziosi per quello che riguarda la creazione dell'economia dell'idrogeno, 40.000 megawatt di elettrolizzatori per produrre idrogeno verde al 2030 e 6.000 megawatt al 2024, sono obiettivi pazzeschi. Quindi la Commissione aveva bisogno chiaramente di divulgare, di comunicare su questa nuova strategia, e per questo la Grand ha deciso di collaborare con la Commissione per questo evento, che è il primo sperabilmente di una lunga serie che produrrà un vero e proprio forum permanente di tutti gli attori della filiera dell'idrogeno in Italia. Il futuro è questo, il futuro è idrogeno, almeno per tutto quello che è grosse imprese energivore, probabilmente anche trasporto di lunga durata e di grosso lungo trasporto di quelli che sono i camion oggi, naturalmente le navi eccetera eccetera. E il futuro naturalmente in un'ottica di decarbonizzazione non può che essere l'idrogeno verde. Ora se ne è parlato molto, l'Europa ha messo tutta una serie di strumenti a disposizione, compresi attraverso il Next Generation EU, anche il PNRR in Italia. Ora è un po' il momento di passare verso la parte di implementazione, non soltanto di discussione, per cui mi auguro che
anche il dibattito che avremo oggi qua possa essere un dibattito che ci permetta di, o che permetta al Paese e alle imprese che sono coinvolte, di iniziare a guardare la fase propositiva di progettualità e non soltanto la fase di discussione teorica.